siamo con Antonio Salzano dell'Università Federico II di Napoli, che sta completando un dottorato di ricerca sul BIM, sì. Ed è venuto da Napoli per assistere, partecipare a questo summit sul BIM. Quali sono le tue impressioni e cosa ne pensi? Sì, io è da circa 3 anni che seguo la tematica BIM su vari aspetti. Ogni anno seguo diversi convegni, ma questo ha dato degli spunti molto interessanti e applicativi proprio grazie ai casi di studio che hanno presentato varie società come Cimolai, Salini ed altri. E nello specifico quali sono gli aspetti che ti hanno più colpito e quelli che ti hanno interessato di più in questa giornata? Sì. In effetti, siccome io nel dottorato ho sviluppato già i processi di progettazione integrata, quindi architettura, strutture ed impianti, oggi ho visto delle tematiche molto interessanti dal mio punto di vista, che è della direzione dei lavori, del cantiere e della gestione del facility management. Ok. Tutta la filiera dopo la progettazione. Perfetto. E tra gli aspetti che sono emersi in questa giornata, un aspetto centrale è sicuramente la collaborazione tra tutti gli attori della filiera, una collaborazione che viene favorita dall'utilizzo del BIM. Qual è la tua posizione su questo aspetto? Assolutamente, lo hanno detto più volte che la collaborazione deve avvenire in tutta la filiera, dal produttore del materiale, dal progettista, al realizzatore, al costruttore, fino al manutentore del post opera. La posizione è che o avviene questo si chiude questo cerchio, oppure il BIM non riesce a esprimere le proprie potenzialità al massimo. Questo è il mio punto di vista. E tu vieni dal mondo accademico, da un'università importante e prestigiosa come la Federico II di Napoli. Secondo te c'è un legame, c'è una possibilità di collaborazione tra il mondo universitario e il mondo delle imprese, dei progettisti, degli operatori professionali anche attraverso il BIM? Assolutamente sì, noi a Napoli presso la Federico II stiamo sviluppando diverse tematiche che legano la ricerca con il BIM. Nella fattispecie noi stiamo sviluppando l'integrazione del BIM, del life cycle assessment nel BIM, quindi tutti i singoli materiali, valutare tutto il ciclo di vita dei singoli materiali e quindi queste informazioni gestirle con il BIM. Quindi è sempre, diciamo, un rapporto l'università a disposizione del mondo delle costruzioni e viceversa, quindi è sempre di pari passo andare avanti per cercare sempre di sviluppare più innovazione, più sostenibilità sia del ciclo delle costruzioni che di tutto il processo costruttivo. Perfetto, grazie.